Ciao a tutti, oggi prepariamo le girelle o girandole o veneziane o danesi, vengono chiamati in svariati modi. Pasta sfoglia con crema pasticcera e uvetta, sono una bomba. Bene, adesso vediamo la sigla e ci rivediamo alla fine per la degustazione. Bene, io ho appena prelevato dal frigo il mio impasto e il burro. Il burro sono 300 grammi, purtroppo, se siete a dieta è meglio che evitate. Perché ho preso l'impasto dal frigo? Perché l'ho preparato ieri sera. Al corso mi hanno insegnato a fare così ed è perfetto per il mio caso, perché l'impasto è freddo. Se vi trovate in un luogo caldo come me, adesso qui in Thailandia, minimo fuori ci sono più di 30 gradi, anche che mattina, diventa complicato lavorare il burro perché si scioglie e al posto di venire una pasta sfogliata viene un impasto col burro sciolto dentro, impasto semplice normale. Invece noi vogliamo farlo bello sfogliato e croccante. Adesso vado a spiegarvi le dosi, dovete pesare tutto perché è tipo pasticceria se volete avere un risultato ottimo. Allora ho preparato il lievitino prima, vi servono 170 g di farina manitoba, 20 g di lievito quello fresco, se non ce l'avete come me un cucchiaino raso di lievito disidratato va benissimo, e 80 ml di latte. Sciogliete il lievito nel latte. Una volta sciolto andate a impastare il tutto. Coprite e lasciate lievitare per mezz'ora. Dopo mezz'ora andiamo ad aggiungere 330 g di farina sempre manitoba, 100 ml di latte, 75 g di zucchero, 100 g di uova. Un cucchiaino di marmellata all'arancia e un cucchiaino di zucchero vanigliato, 120 g di burro e 10 g di sale, che mettiamo da parte perché andremo a impastarli verso la fine. Lavoriamo bene l'impasto, poi 10 g di sale, lavoriamo ancora l'impasto, e infine 120 g di burro che io ho tagliato a cubetti e lasciato a temperatura ambiente. Il burro dovrete impastarlo poco alla volta. Una volta che l'impasto ha assorbito il burro, aggiungete l'altro e così via, finché l'impasto sarà bello elastico, come vedete qui nel video. Una volta che avete impastato il tutto, coprite con la pellicola perché altrimenti si secca la parte in superficie e posizionate nel frigo. Il mattino seguente avrete l'impasto pronto. Adesso prendete un mattarello della carta da forno, io ho il mio classico foglio di silicone, mettete all'interno del silicone il burro o della carta da forno e dobbiamo andarlo appiattire. Dobbiamo farlo dello spessore di tra mezzo centimetro e un centimetro. Poi tiriamo l'impasto e andiamo a mettere il burro all'interno, adesso con il nostro.
appunto, come dicevo, il caldo sarà il vostro peggior nemico. Nel mio caso anche i vicini di casa che oggi hanno deciso di fare i lavori. Spero che si senta quello che dico perché stanno trapanando alla grande. Adesso, prima che il burro si continui a sciogliere, ripieghiamo la pasta su se stessa, così da sigillare il burro all'interno. La stendiamo leggermente, io poi vado a posizionarla in frigo. Voi potete stenderla di più fino a raggiungere mezzo centimetro di spessore. La mia si sta già sciogliendo perché si muore di caldo, quindi per non rischiare vado a metterla subito in frigo. Coperta, andiamo a posizionare nel frigo per mezz'ora. Prima di andare a prelevare l'impasto dal frigo e anche il burro, andiamo a parlare della farcitura. Come avete visto, ci serviranno 150 g di uvetta, quella passa, un tuorlo, 50 g di zucchero, 250 ml di latte, 20 g di farina normale e 20 g di maizena. Adesso col vino di fragole andiamo a mettere a mollo la nostra uvetta così che si ridrata e poi mettiamo tutto da parte perché la crema pasticcera possiamo prepararla dopo mentre l'impasto delle brioche continua a riposare in frigo. Quindi andiamo a mettere il vino. Naturalmente prima ho dimenticato di menzionare un ingrediente. Voi potete usare mezza stecca di vaniglia. Io utilizzerò lo zucchero vanigliato, ne vado a mettere un cucchiaino. Poi nella farina vado ad aggiungere lo zucchero, il tuorlo, mescolo bene, poi stemperò poco alla volta col latte. Una volta che si è sciolto il tutto, lo posizioniamo sul fuoco e lo facciamo scaldare fino a quando non sta densa. Occhio a non bruciarlo. Una volta che la crema pasticcera è pronta, la togliamo dal fuoco, perché se no te la lasciamo lì, lei continua a cuocere e si brucia, e possiamo andare a prelevare il nostro impasto dal frigo e andarlo a stendere la seconda volta. Bene, steso l'impasto per la terza volta, andiamo a scolare la nostra uvetta e a mettere la crema pasticcera. Poi aggiungiamo l'uvetta, arrotoliamo l'impasto e lo tagliamo dello spessore di circa 2 cm.
Poi posizioniamo direttamente sulla placca da forno e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Prima di infornare andremo poi a spennellare con l'uovo e il latte, ma ve lo mostro dopo. Bene, adesso le lasciamo lievitare fino al raddoppio, ci vorrà all'incirca un'oretta. Se volete, questa parte di impasto potete tagliarla già e metterla in freezer. Così sono pronte per la prossima volta. Vi basterà toglierle e lasciarle lievitare. Volendo le togliete dal freezer, le mettete in frigo l'intera notte. Al mattino le tirate fuori, dopo un'ora loro saranno lievitate e pronte per essere infornate. Bene, dopo un'ora sono lievitate, io come avete visto ho preparato come al solito 30 ml di latte più un tuorlo da andare a spennellare le nostre girelle. Adesso le spennello e poi vado a infornare nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 16-18 minuti. Tenetele d'occhio per evitare che si brucino come al solito. E dopo soltanto 13 minuti a 180 gradi, le nostre girelle veneziane, chiamate come volete, sono pronte. Se le volete belle lucide, o potete utilizzare della marmellata d'albicocche allungata, come si fa con il babà, oppure 15 grammi di zucchero a velo e 15 ml di acqua. Sciogliete e spennellate, ma adesso ve lo mostro. Spettacolo, sono una bomba. A me già fanno impazzire quelle del bar, figuratevi queste fatte in casa. Poi col caffè, sono una bomba. Dentro sono morbidissime, fuori leggermente croccanti, dovuti alla pasta sfoglia. Bene, io come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, a guardare gli altri video, qui trovate altri tipi di brioche. E come al solito spero che mi lasciate un bel mi piace. Ciao ciao! Senza parole.